Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo. Mi dispiace tornare sempre sul discorso dei soldi, però anche, come dicono i latini, pecunia non molet, però se non c'è la pecunia qui non si va da nessuna parte. E lei ha bisogno di trovare entro il 18 di questo mese, quindi tra pochissimo, 13 milioni di euro, se no è veramente un pasticcio per Sanremo e forse anche lei dovrà affrontare anche pensare se dimettersi, se continuare. È un grosso problema. A che punto siamo? La Rai glieli dà questi soldi? Renzi glieli dà? Avete venduto le azioni dell'Autofiori e sono gli unici soldi che sono entrati. Ma poi sono entrati oppure stanno arrivando? Allora, abbiamo venduto, tanto grazie per la semplice domanda. No, è No, difficile, però bisogna dirlo, bisogna la farlo. situazione è questa. Il patto per il 2014 sì, è di circa 13 milioni. Abbiamo trovato tramite la vendita delle azioni di Autofiori 3 milioni e 6, perciò oggi il patto da rispettare siamo intorno ai 9 9 milioni. milioni. È stato venduto qualcosina, ma sono qualche centinaia di migliaia di euro, dunque si aggira intorno ai 9 milioni. È vero che entro il 18 noi dobbiamo avere delle risposte concrete. Su questo punto stiamo aspettando in settimana, mi auguro massimo lunedì, che la Cassa Depositi e Prestiti, perché ha l'intenzione di acquistare l'ex tribunale, e che ci dia una risposta ufficiale per quanto riguarda la valutazione, perché questo è il punto ancora Voi avete non. fatto una richiesta, mi sembra, di 14 milioni? Circa una perizia. Una perizia che varrebbe l'ex tribunale 14 Allora, milioni. abbiamo fatto una perizia per un bando di gara, che poi questo bando di gara non siamo riusciti più a organizzarlo perché la pratica è ritornata in consiglio comunale tramite delle osservazioni di un cittadino e abbiamo trovato questa via della Cassa Depositi e Prestiti. Adesso aspettiamo la valutazione che dovrebbe arrivare a giorni da parte della Cassa Depositi e Prestiti e allo stesso tempo, come ricordava, stiamo aspettando da parte del governo anche su questo. Voglio dire, un decreto che questo andrebbe a diminuire la cifra complessiva del patto di stabilità di alcuni milioni. Dunque la situazione è complessa, è difficile, non ci ha aiutato indubbiamente, come abbiamo già detto, il fatto che abbiamo avuto comunque 8 milioni in meno, voglio dire, da parte della RAI, perché su questo a noi sono mancate, voglio dire, questo Era hanno già stato deciso, preso dalla passata hanno amministrazione. anticipato e ne sono usciti in questa maniera, buon per loro, però oggi ci troviamo con questo problema qui. Si incontrerà la RAI, si parlerà di festival. Per il momento non ho iniziato una trattativa ufficiale con loro perché sto aspettando di capire come andranno a finire le altre ipotesi. Io sinceramente l'ipotesi della RAI per me è l'ultima sponda, anche perché comunque anticiperemo dei soldi quest'anno. Sì, che poi vi trovate in imbarazzo il prossimo E anno, andiamo avanti ancora il è prossimo una anno, la situazione è una corsa. corsa pazzesca. Anche perché comunque la RAI non ha detto che è contraria, però bisogna capire a che Sì, condizioni. a che prezzo vi concede questa Uno, anticipazione a di che fondi? prezzo, oppure anche, come era successo, voglio dire, una nuova trattativa sulla convenzione, che sinceramente andare in una fase così di debolezza a contrattare su un documento così importante per la città, vorrei evitarlo. Le volevo dire questo, però la Cassa Depositi e Prestiti, lei sicuramente ha avuto dei contatti, le sembra che poi possa essere veramente interessato oppure poi si arriva No. all'ultimo giorno e dice ma no, qua oppure offre, voi chiedete 14 e offre 7, cioè Esattamente. improponibile, no? È ovvio che poi la Cassa Depositi e Prestiti va a rivendere l'immobile, perciò sicuramente deve Sicuramente, avere un sicuramente. margine. Dunque, aspettiamo questa, come ricordava lei, aspettiamo ovviamente questa valutazione che è importante perché sicuramente è la strada vuol dire, Sì, quella più più concreta e concreta percorribile. anche si vende un gioiello di famiglia, però si riesce con un colpo solo a risolvere il problema che è veramente un problema Ma pesantissimo per Sanremo di questi è un tempi. problema importante, un problema come abbiamo ricordato, che arriviamo anche, voglio dire, da 8 milioni in meno di entrate per quello che avevamo detto prima, ma anche allo stesso tempo poi oggi la nostra città sta affrontando, voglio dire, qualche cosa che è un pochettino anomalo rispetto ad altre città, perché comunque noi abbiamo avuto entrate da parte del casinò importanti negli ultimi 10 anni, che si sono azzerate e anche noi ci siamo trovati, voglio dire, con un bilancio comunale ad adattare, a riformare, voglio dire che comunque abbiamo fatto dei tagli, sono stati fatti dei tagli nella spesa corrente negli anni passati, però non sono sufficienti, dobbiamo continuare in questa maniera perché
oggi un comune che comunque sta vivendo sopra le proprie possibilità, perché purtroppo dalla RAI arrivano meno risorse, dal casinò non ne arrivano più e dunque noi siamo diventati un comune come tantissimi altri. E quello che fa rabbia è che il comune di Sanremo ha in cassaforte, ha in banca quasi una trentina di milioni di euro, forse anche di più, tra i 30 e i 40 milioni di euro, che potrebbe spendere domani mattina, ma per i patti di stabilità sono intoccabili. E questo è assurdo, perché si rischia di fallire, di far fallire un comune, di tenere in ginocchio anche l'occupazione e tutti questi discorsi per i patti di stabilità. Infatti. Quindi il discorso che i comuni devono essere virtuosi alla lunga penalizza, perché se Sanremo si fosse così già mangiato tutto, diciamo, in opere pubbliche, avesse avviato dei cantieri, forse non si troverebbe in questa situazione. Sì, perché noi, oltre al pareggio tra le entrate e le uscite, che deve esserci un pareggio, lo Stato dice che dobbiamo avere un più 3 milioni e 3. Cioè, nel senso, dobbiamo oltretutto dare... Sì, assurdo. Ok, le entrate devono essere superiori ai 3 milioni e 3. Dunque, è ancora più penalizzante. Poi, purtroppo, la realtà è questa e dobbiamo cercare di trovare delle risposte su questo. Sapevamo che era un passaggio complicato, non peraltro ho deciso di tenermi la delega al bilancio, perché si giocava tutto su questa cosa, non perché io abbia delle competenze più di altri, ma soprattutto perché ci si gioca tutto qua ed era giusto che ci mettessi io la faccia per prima. Guardi, il tempo è scaduto, le volevo fare delle domande che ci hanno rivolto i sanremesi e anche i turisti che hanno la residenza a Sanremo, la seconda casa a Sanremo, perché attraverso le mail sanno che lei viene tutte le settimane e ci fanno delle domande, delle domande anche minime ma quotidiane, che però aiutano parecchio. Sì. Non gliele faccio, gliele faccio la prossima volta. Vabbè. E daremo più tempo a queste richieste di residenti e cittadini che si domandano perché alcune cose funzionano bene, altre funzionano male. È una cosa interessante, credo che sia proprio un contatto utile per lei, perché è l'amministratore di una città importante, e per i cittadini che possono dialogare con lei. A disposizione. Io la ringrazio, alla prossima settimana. Grazie.